Ciò che Steam, vi siete salvati grazie a un pareggio, non avete vinto, ma dico pareggiando, siete riusciti a ottenere questa permanenza in Serie B. 4-4, intanto passano i Dozer. Eccoli qua. Allora, raccontatemi un po' com'è andato. Siamo troppo forti. Non c'era dubbio, guarda. Abbiamo avuto un momento di blackout che è durato solo 8 giornate, però ci siamo ripresi. Da prima in classifica alla fine siamo arrivati decimi. C'è stato un calo veramente. Sì, può capitare, può capitare. Avete pareggiato senza il vostro bomber, Modic. Sì, vabbè, ma non è così. Abbiamo trovato. Inserirlo, si scopre bomber. No, no, da oggi Giada. Ah, sei un pirla. Giada, Giada. Come mai questo Giada? Che Giada è in onore del nostro sponsor di Martino che ci ha fatto vincere la partita. Ma mi dicono qualcos'altro Giada. Sì. Qua mi suggeriscono c'è Giada che è una persona. È una persona. C'è un po' di gossip, non lo so. Sì, c'è sta diventando rosso in serie, lo sbaglio. Vabbè, c'è vabbè. Giada proprietaria di Belle Pole di Martino. Sì, odio. E quindi mi sa che se ne parla l'anno prossimo. Sì, se per l'anno prossimo avete messo in cassaforte questa Serie B, e ora per il futuro? Per il futuro una macchia più motivato. Io voglio giocare a fare e ritirare. Ecco, avete fatto le magliettine ora e ora, quindi. Lo so, ma c'è una macchia che non è che non puoi già parlare, si sente è caduto non si stoppa. Scusa, Verna, te ne vuoi andare? Manuel è un cretino. Vabbè, e dico, li conosci? Certo. Vabbè. Ha detto Manuel è un cretino, mica loro. Diciamo che ora... E quindi l'apertura. Va bene. L'apertura quando... Vabbè, settembre, adesso saranno sotto le stelle. Giocherete? Andiamo alle merita della gara. Questo è qui, il primo sotto le stelle, lo fa il secondo. Verrà confermata questa squadra per il prossimo anno oppure qualche innesto? L'anno prossimo. Qualcuno se ne va, non lo so. Io no, forse non c'è. L'ha detta adesso. Rivelazione shock. Peggioso. Ci sono, un po' come morire. Forse in Serie B vi raggiungeranno i vostri amici Ganzi. Oppure rimarranno in Serie B gli Elfi. Sicuro, eccolo. C'è Di Vincenzo dietro che... Noi sabato verremo a gufare. Non è vero. No, ti fiamo per dietro. Ci avete arrivato? Ci avete di fatto? Ma noi gufiamo non per perché. Ah, visto. Io gufiamo perché vogliamo la seconda volta che mi prendo. Vicino. Va bene. Allora, nuovamente complimenti ai Chokis e un arrivederci per la premiazione, va bene? Sì, amico. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni. Ciao. Brasileiros 4-4, però questo pareggio non agevola voi, agevola i vostri avversari e retrocedete voi in Serie C. Vabbè, retrocessione penso che non se ne possa parlare visto che comunque non abbiamo i parametri per passare in Serie C, quindi però sul campo o niente. Però sul campo diciamo. Sul campo pure ci ritiriamo dalla Serie A e invece diamo. Ok, quindi andiamo in Serie A. Promesso. Sì. Questa era diciamo la tua ultima partita, a meno da come sì, mi anticipavo. Ora, oggi ci sono diciamo la luce. Un applauso al capitano, capitano dei Sassi. Comunque, sì, è stata l'ultima partita, peccato perché ho giocato veramente una merda. Cosa è mancato per vincere? I gol. Sì, vabbè. Però, dico, cioè, io mi sono fissato un po' di gol, anche Ciccio qualcuno. Ci ho mangiato i 3 tiri liberi alla fine. Ah. Sì, proprio. Qualcuno qui deve raddrizzare il piede allora. No, ma non lui, perché lui non ha tirato. Lui è proprio non ha preso la porta. Hanno tirato gli altri Lanza e Oliva che sono cioè, hanno tirato meglio però. Ma ci siamo pischiati. Sì, vabbè, sì, purtroppo, cioè, purtroppo perché non dovevano perdere magari così. Cioè, perde giusto. Allora magari ci può stare. 4-4 con tutti questi mangiati e un po' più E vabbè, allora si ricomincerà comunque a settembre, senza di te, ma i Brasileiros. Brasileiros dovrebbero rimanere, però senza mio fratello, senza Oliva. Poi magari cerco di fare un minimo da manager in questa estate e poi lasciare tutto a settembre, cerchiamo di prendere Santo Stefano. Gaetano? Santo Stefano, già annuncio.
Lui è brasileiro, vai brasileiro. Sì, sì, magari ti magari vinci lo scudetto e vai brasileiro. Non lo so. Cioè, anche Mastro Andrea si è messo a mettere arancione, ma non. Io non vengo. Anche perché non lo vorremmo. No, no. Si sta laureando. Comunque ci ho provato. Casomai. Vabbè, c'è ancora un'estate per trattare. Beh, abbiamo preso un 2 il DS. DS è sicuramente io. Il nostro sabatino. L'oro. Va bene, invece i sciocchi se meritavano comunque. Allora, cioè, abbiamo pareggiato, ci siamo mangiato un sacco di cose. Loro hanno avuto avresti preferito i rigori, da. Hanno avuto anche loro le loro occasioni, infatti Aldo ha fatto veramente una grande partita. Però, cioè se mi chiedi se ne meritavano, cioè. Ecco, dai, Dario, sì. Vabbè, vabbè. Allora me ne vado, quindi che sono... Allora, un arrivederci a Brasileiro. Speriamo un arrivederci a Capitan di Sazio, che vabbè, io mi proporrò ogni tanto come commentatore, tanto per prendere a parola. A chi lo scegli? A chi la scegli la fascia da capitano? Questo Arista? No, cioè sto fango pure se ne vuole. Forse Correnti, magari. Diciamo che non ha il carisma da capitano, vabbè. Riconosce. Le candidate sono Isullo, o Cardella. No, pensavo Mastrandè. Va bene. Ok, allora arrivederci comunque alla premiazione, magari ci vedremo lì, va bene. Ok, ciao ciao.